Mister Emerson da Nolan, che pilota è lui? Nessuno. Purtroppo no. No, lui si lavora, si guadagna da vivere coi piedi, cioè non male, nel senso di male. No, è che questo è, questo qui è Carlo Molfetta, medaglia. D'oro. Cioè, non è che stiamo parlando di... Alle? Olimpiadi è di Londra. È preparato alle Olimpiadi di Londra. Del taekwondo, che è sì, uno sport marziale, olimpico, coreano, vabbè, dove non siamo poi così male. E da un po' che portiamo a casa le medaglie, io sono appassionato di arti marziali, ricordo la prima medaglia d'argento di Luigi Doriano quando il taekwondo era dimostrativo, siamo stati bravi lì in Corea e poi abbiamo fatto sempre a casa qualcosa di buono. Carlo Molfetta è a parte altissimo e poi viene con dei jeans strettissimi perché sennò tutti gli chiedono di tirare il calcio, cioè, in continuazione non avresti mai le zampe per terra, però sei un motociclista tu. Sì, come tutti gli sportivi mi piacciono donne e motori. La donna l'ho trovata, il motore lo sto cercando. Cioè, stai cercando nel senso che vuoi un annuncio, oppure sai già, tu, io so che tu stai per cambiare il Monster, vuoi la Kawasaki 750, ma te lo permettono? Cioè, non diciamo ti fanno delle strade. Non strappo la regola. Non si potrebbe? No, non si potrebbe. Cioè, in moto ci fa male le gambe, tu sì. Senza gambe cosa c'è? Che tipo è questa? Cioè, tipo un'ape, una no. Rispettiamo i limiti. Sì, una cosa tranquilla. Tu sei un cliente Nolan, sei venuto a provare il tuo casco, te lo sei anche scelto. Assolutamente. C'hai la faccia tutto sommato normale, non come la mia del fuoco, insomma alla fine cioè, ti va una misura dovrebbe normale. Entrare. Questo l'abbiamo provato. E Carlo Cieca, il ragazzo se ne intende, è andato così col dito, così da lontano, ha beccato quello che costa di più di tutta la gamma. Che gran campione, gli faremo uno, gli faranno, perché non è che io c'entro niente. Uno sconto, però adesso appuntamenti prossimi. Ci abbiamo l'Europeo a maggio, che è la gara, una delle gare più importanti di quest'anno. E poi? Poi abbiamo tre tappe di qualificazione olimpica che diciamo sono quelle che puntiamo a fare bene. Come medagliato sei testa di serie, no? Sì. Sono terzo del ranking adesso perché l'anno scorso non ho fatto nessuna gara, quindi abbiamo tempo per risalire di nuovo in vetta alla classifica. Non c'è una testa di serie per chi ha vinto la medaglia? Ogni anno cambiano il ranking, ogni anno cambiano il punteggio, cercano sempre, fanno sempre qualcosa per farti... Tu sei 85, cosa sei? Sono 90. 90? Sì, oltre gli 80 kg. Oltre 80 kg? Beh, quindi non ho sbagliato di tanto, posso fare il commesso. Sì. Categoria affollatissima, ci sono atleti dell'est, vero? Ci sono gli africani. Tattivi. Vabbè, tecnica preferita? Per chi? Allora, noi parliamo sempre con i motociclisti, però magari c'è qualcuno che piace l'arte marziale, tecnica preferita? Mondolio, che sarebbe il calcio girato indietro. Non è che stai parlando con uno... Più paradiso. Cazzo, io sono a quarto d'anno, non è che sto lì a... Scusate se mi devo sempre vantare, però purtroppo questi qui bisogna regolarli subito prima che prendano troppa confidenza, perché già prima voleva casco grasso. Saluta. Ciao.